Vito Petrocelli del Senato, che hanno deciso di scegliere la tappa di Foggia. Considerate che non tutte le città vengono toccate da questo tour, sono soltanto 10 e Foggia è una di queste. E anche solo per questo ritengo che deve essere considerato per noi motivo di orgoglio. Chiaramente è stata scelta Foggia perché la città di Foggia, voi capite bene, per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, è una città, tra virgolette, calda, è una città che vive, subisce in maniera sia positiva che in maniera negativa quello che è il fenomeno migratorio. E quindi chiaramente anche per questo è stata scelta. E comunque ringrazio veramente voi cittadini foggiani, ringrazio i cittadini che vengono anche da fuori dalla città di Foggia, che hanno deciso di partecipare. Questa è la prima rivoluzione. Io invito tutti quanti voi a iscrivervi a Rousseau, faccio un momento di pubblicità, perché? Perché è gratuito, perché potete partecipare e decidere effettivamente quello che può essere il programma, quelli che possono essere i vostri eletti, ma soprattutto possiamo partecipare alla formazione delle leggi, potete partecipare alle modifiche delle leggi. Io vi chiedo quale altra forza politica dà vita a una piattaforma totalmente gratuita in cui potete partecipare. Noi chiediamo la partecipazione. Oggi questa sala è piena, oggi questa sala in fondo è appunto ricca di cittadini che magari votano anche altre forze politiche e li accogliamo ancora di più a braccia aperte, proprio perché è importante la curiosità, ma è importante proprio seminare la partecipazione, la voglia di partecipare. Quante più persone di noi parteciperanno, quante più persone di noi cittadini normali e comuni daranno il loro apporto alla politica, tanto più la politica sicuramente migliorerà. Mentre oggi noi siamo qui a Ivrea, si parla di futuro, e anche qui parliamo di futuro, parliamo del presente, perché chiaramente giorno dopo giorno la politica estera influenza il nostro presente, ma parliamo soprattutto di futuro, di quello che è il programma di questa forza che si propone di andare al governo, e vogliamo partecipare e vogliamo raccontarvela, vogliamo assolutamente farvi protagonisti di questo racconto. Quindi io vi auguro una buona giornata, poi chiaramente appunto siamo aperti alle domande, forse la parte sarà quella forse anche più interessante. Ora lascio prima di tutto la parola al portavoce Vito Petrocelli del Senato. Grazie. Ho già fatto il primo danno, ma noi vecchietti del Senato siamo abituati a fare danni. Aspetta. Temo di aver fatto un danno irreparabile. Vabbè, si sente. Se mi sentite, altrimenti provo ad alzare la voce, ma non vedo un interruttore. Vabbè. Io ho scelto di, innanzitutto, vabbè, scusatemi se mi ero già buttato sul tema. È doveroso ringraziarvi, è doveroso perché, soprattutto per due motivi. Il primo, perché dimostrate effettivamente di considerare la partecipazione alla costruzione e realizzazione di un pezzo del programma del Movimento 5 Stelle, già tra l'altro e in maniera splendida votato sulla piattaforma Rousseau, e dimostrate che partecipazione è partecipazione dal basso verso l'alto, che consente poi di riportare dall'alto della piattaforma Rousseau verso il basso i temi che vogliamo sostenere quando saremo forza di governo dopo le prossime elezioni, e sperando che ci facciano votare il più presto possibile. Vi ringrazio di essere qua. Vi farò vedere 8 slide, compresa la copertina che già vedete, quindi non sarò lungo sicuramente. Ho scelto di rappresentare un tema abbastanza delicato all'interno della discussione che porteremo avanti oggi, perché sono consapevole che del ruolo che la Federazione Russa avrà nelle dinamiche internazionali nei prossimi anni, che è un ruolo di sicuro rilievo, e su questo penso non ci sia nulla da obiettare, nulla da ribadire, c'è un aspetto, si parla e si è parlato, e noi abbiamo parlato ripetutamente delle sanzioni
applicate dall'Unione Europea alla Russia e delle relative contromisure poi adottate dal governo russo nei confronti non solo dei paesi dell'Unione Europea ma anche degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia e così via, e ne abbiamo parlato tirando le somme e facendo un ragionamento che è corretto, che è il ragionamento che dice: noi difendiamo gli interessi delle aziende italiane che operano nel mercato russo, dei singoli cittadini che hanno rapporti non solo di lavoro ma anche rapporti umani con la Federazione Russa, con la consapevolezza che se vogliamo difendere gli interessi del nostro paese sulla vicenda appunto delle sanzioni dell'Unione Europea e della risposta russa, sappiamo bene che automaticamente ci verrà addebitata l'intenzione di voler difendere gli interessi russi. Sappiamo noi e sappiate voi che il nostro percorso è sempre soltanto quello di rispondere per primi agli interessi dei cittadini italiani, delle aziende italiane e soprattutto le piccole e medie imprese che difendiamo a 360 gradi sia che operino in Italia che all'estero. E se poi questo significherà anche sostenere in maniera indiretta degli interessi di un paese straniero, in questo caso non solo la Russia ma anche i paesi che fanno capo all'Unione Economica Euroasiatica, bene. Quello che vogliamo però è che sia chiaro che noi operiamo sempre e solo nel sostegno degli interessi italiani. Ne abbiamo parlato a grandi linee, però pochi sanno che quando tutto è cominciato, come vedete dalla data, a luglio del 2014, l'Unione Europea colpisce tre settori soltanto, perché li considera tre settori essenziali nei rapporti bilaterali tra appunto Unione e Federazione Russa. Il primo, ed è facilmente comprensibile, settore colpito è quello delle attività dell'industria e della tecnologia legata a tutto l'upstream petrolifero, cioè alle attività di esplorazione, perforazione, estrazione di petrolio e gas. Perché? Perché nonostante negli ultimi decenni l'apparato tecnologico russo in questo settore sia notevolmente migliorato, nel senso che è stato riqualificato, ammodernato, eredita ancora enormi difficoltà dovute alla vetustà degli impianti che gli vengono dall'ex Unione Sovietica. I russi e tutte le aziende, sia quelle pubbliche che private, che fanno capo a questo settore in Russia, hanno bisogno come il pane della tecnologia e dei materiali che gli arrivano dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Ecco perché l'Unione, nelle sanzioni del luglio 2014, colpisce questo settore. Ma non dobbiamo assolutamente trascurare gli altri due settori colpiti dalle sanzioni dell'Unione Europea, che sono quelle delle forniture militari, a 360 gradi anche queste, persino gli alimenti considerati nelle forniture militari, e poi l'altro grande oggetto di interesse nei rapporti bilaterali, il settore finanziario. Come vedete, sono state colpite cinque grandi banche che lavorano continuamente nei rapporti con l'Unione Europea e 15, io li ho scritto imprese, ma in realtà sono multinazionali. Ma soprattutto un numero, 152 nei particolari, di persone fisiche sanzionate, hanno sanzionato il libero professionista, il piccolo artigiano anche russo che aveva rapporti con l'Unione Europea, e 37 persone giuridiche che però non sono solo russe ma ucraine e crimeane, perché vi voglio ricordare che le sanzioni partono dopo i veri o presunti eccessi russi nei confronti della indipendenza della Crimea dall'Ucraina e delle manifestazioni di piazza che hanno portato al cambio del governo ucraino, che alcuni considerano legittimo e democratico, altri considerano come un vero e proprio colpo di Stato. Quello che vi faccio vedere viene da un'analisi comparata di dati delle dogane russe e
della Camera di Commercio italiana russa a Mosca. Come vedete, il primo dato che ci interessa è che nel 2013 l'Italia esportava prodotti oggi interessati dalle sanzioni per 108 milioni di euro. Che cosa succede cambiando diapositiva? Come rispondono i russi? Pochi mesi dopo, vedete, 6 agosto prima, anzi un mese dopo neanche, 31 luglio, 6 agosto, pochi giorni dopo, scusatemi, il presidente della Federazione Russa, cioè Vladimir Putin, per decreto applica le misure in risposta. Che cosa colpisce? Anche lui, il settore strategico degli scambi commerciali Unione Europea-Russia. E lo vedete, non c'è bisogno che ve li leggo, comunque il settore agroalimentare, e estende questa contromisura, come già vi dicevo, anche agli Stati Uniti, al Canada, all'Australia e alla Norvegia, che pur essendo fuori dall'Unione Europea aveva aderito alle sanzioni stesse. Il dato rilevante a oggi è che queste controsanzioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017. Andiamo alla prossima. Vi faccio vedere un po' più nel dettaglio rispetto a quello che abbiamo già detto e Mario sicuramente ricorderà, cioè i volumi complessivi da luglio 2014 a oggi, che sono volumi di perdita per il nostro paese di miliardi di euro in attività di import-export. Vi faccio vedere un po' più in dettaglio che cosa è successo nel settore dell'agroalimentare colpito dalle controsanzioni russe. Quello che è successo risente anche di un altro fattore, come potete leggere, che è quello della pesante svalutazione del rublo, che già in corso è stata accelerata dalle misure sanzionatorie. Nel solo settore dell'agroalimentare siamo arrivati a danni diretti, badate bene, danni diretti di 346 milioni di euro a tutto l'anno 2015. È difficile oggi ancora avere dati per il 2016, purtroppo, per tutto l'anno. Quello che è complicato e di cui è difficile parlare e di cui è difficile rendersi conto sono i danni indiretti che le controsanzioni russe hanno causato ai prodotti di origine Unione Europea e quindi anche italiani. I danni indiretti, dicevo. I danni indiretti sono di due tipi. Uno, il proliferare di prodotti di imitazione. Dal momento della partenza delle controsanzioni sono nate in Russia e in tutti i paesi che afferiscono all'Unione Economica Eurasiatica, cioè Kazakistan, Kirghizistan, Bielorussia non mi ricordo l'ultimo, scusatemi, sono partite attività imprenditoriali con marchi che tendono a richiamare il Made in Italy, ma che con l'Italia non hanno nulla a che vedere. Questo è uno dei danni indiretti causati in quell'area dalle sanzioni e dalle controsanzioni. Come vedete, si parla, e lo dice Coldiretti, di 1,5 miliardi di euro che sono riferiti ai danni solo del settore agroalimentare in termini di sovrapproduzione e conseguente riduzioni dei prezzi per eccesso di offerta sul mercato interno. Questa è un'altra conseguenza indiretta. Tutto ciò che l'Unione Europea, e nel nostro caso in particolare l'Italia, veniva esportato verso la Federazione Russa, ha dovuto necessariamente cercare altri mercati di sbocco, mercati che però erano già saturi, come facilmente potete immaginare, di equivalenti merci spagnole, portoghese, greche e così via. Passiamo alla successiva. Vedete un altro dato? L'export totale italiano del comparto agroalimentare è stato di 637 milioni di euro nel 2015 ed è diminuito del 35,2% rispetto all'epoca pre-sanzioni. Quali sono, appunto, già vi anticipavo, i danni indiretti difficilmente valutabili? È stato visto che molti prodotti italiani arrivavano in Russia attraverso triangolazioni con i due nostri principali importatori, che sono Olanda e Germania. Quanto si è perso dal blocco relativo ovviamente anche a Olanda e Germania, nessuno sa valutarlo. Per questo motivo le aziende che operavano, italiane, che operavano già in Russia e che avevano filiali,
sedi produttive, ma soprattutto sedi di distribuzione al dettaglio, hanno subito un ridimensionamento pauroso del loro fatturato, che naturalmente ha portato a licenziamenti e a riduzione delle attività produttive. Come già vi dicevo, non lo ripeto, il punto 3, quello che non abbiamo potuto esportare in Russia è passato in esportazione verso altri mercati, eccesso di offerta, riduzione dei prezzi rispetto ai produttori italiani. Quello che non è anche chiaro in questa situazione è che sì, il nostro paese ha subito in valore assoluto il maggiore danno tra tutti i paesi dell'Unione Europea, ma in misura percentuale non è il danno principale, perché come vedete è la Spagna a essere danneggiata per il 48,4% riguardo alla flessione dell'import russo, poi seguono i Paesi Bassi e poi c'è la Francia. Ma in termini proprio monetari di perdita in euro assoluti restiamo purtroppo il primo paese colpito. Passiamo alla successiva, e ne mancano soltanto tre. Come già vi anticipavo, potete capire bene che le misure restrittive nei confronti del settore agroalimentare colpiscano diversi sottosettori di questo comparto. Quali sono, e ve le ho indicate, le principali conseguenze per chi importava prodotti di provenienza italiana? Lo potete immaginare, devi, chiunque tu sia, subito trovare un sostituto. Ti devi rivolgere a un elenco di fornitori che non utilizzavi prima. Quindi devi avviare da zero trattative con chi ti può sostituire quel prodotto che all'improvviso non è più importabile. Questo comporta, come già vi dicevo prima, e ha comportato, e sono dati reali, forti ridimensionamenti nelle aziende che operano nell'import-export in tutto il territorio russo nei confronti dell'Italia, licenziamento di dipendenti, anche riduzione dei depositi di stoccaggio dei magazzini utilizzati, e una valutazione fatta dalla Camera di Commercio Italia-Russia di un 30-40% in meno del giro d'affari. Che cosa è successo? Il settore agroalimentare comprende sia prodotti freschi che prodotti surgelati, conservati, a lunga conservazione. Sui prodotti ortofrutticoli le sanzioni sono quelle che hanno pesato di più rispetto agli interessi italiani. Mentre per un altro settore, come leggete, che è quello lattiero-caseario, chi importava i prodotti si è rivolto ai paesi dove già c'era comunque un mercato in ingresso nella Federazione Russa. E quindi parlo proprio come potete leggere, soprattutto dei paesi sudamericani, ma anche la Bielorussia, e stessa cosa per le carni. Argentina è un grande esportatore di carne, come sapete bene, Brasile e Paraguay sono ora i principali fornitori delle nostre aziende in Russia, che non possono più importare carne italiana nella Federazione Russa. Ma, e termino, l'aspetto veramente sconosciuto di questo passaggio, di questa drammatica situazione, sanzioni e controsanzioni, sono le controsanzioni applicate da Mosca nel settore della pubblica amministrazione. Il governo russo ha deciso norme restrittive già dalla metà del 2014 in materia di appalti pubblici e tutte le forniture alle imprese russe a controllo pubblico da qualsiasi paese di provenienza dell'Unione Europea. Leggete quali sono i principali prodotti coinvolti e capite bene come questo settore sia difficilissimo da monitorare. È difficilissimo da monitorare, e andiamo all'ultima diapositiva, perché nessuno sa con certezza, le amministrazioni pubbliche russe, parliamo di equivalenti di quelle italiane, la scuola, la sanità, quindi i ministeri, quanto utilizzavano dall'import dall'Unione Europea e soprattutto quanto utilizzavano dall'import dall'Italia. Il governo ha stabilito un regime di priorità per queste forniture pubbliche, per tutto ciò che va a gara pubblica ed è sottoposto a regimi di appalto pubblico, nel quale i paesi che aderiscono all'Unione Euroasiatica, quelli che nominavo prima, Kazakistan, Bielorussia, Russia stessa, sono agevolati nelle procedure di appalto nella misura della riduzione del 15% delle loro offerte rispetto a qualsiasi
diciamo, partecipante che sia dell'Unione Europea, che può partecipare solo se all'interno di quei paesi non vi è la possibilità di ritrovare quelle stesse forniture, perché per esempio non vengono prodotte né in Kazakistan, né in Russia, né in Bielorussia e così via. Questo è il danno ad oggi ancora inquantificabile, che però per i dati che siamo riusciti a raccogliere potrebbe equivalere quello generale del comparto agroalimentare, andando a intercettare soprattutto prodotti per i quali né noi in un primo momento ci eravamo resi conto che erano stati colpiti dalle controsanzioni, ma prodotti che afferiscono alla sfera dell'amministrazione pubblica italiana, delle grandi imprese ancora parzialmente pubbliche italiane. Parlo di tutto, parlo di Enel, parlo di Finmeccanica, parlo anche di Eni. Questo è il dato che ancora manca per poter stabilire qual è il vero danno di questa accelerata opzione scelta dall'Unione Europea. Voi sapete che abbiamo dichiarato in tutte le occasioni possibili che la procedura sanzionatoria dal punto di vista economica, in economico, in un mondo che oramai è globalizzato, ha ben poca ragione di essere, e questo lo sosterremo fino alla fine, non solo nei confronti della Federazione Russa, che le male lingue oramai considerano come nostro partner privilegiato, nostro nel senso del Movimento 5 Stelle. Questo discorso lo faremmo se fosse riferito a qualsiasi paese, qualsiasi, perché, e ripeto, e chiudo e passo la parola poi a Maglio, l'interesse che abbiamo è principalmente quello di sostenere in ogni dove le piccole imprese, le medie imprese, le grandi imprese italiane che con grande difficoltà operano all'estero e che non possono e non devono sottostare a procedure sanzionatorie che oramai sono antistoriche, che non hanno più gli effetti che avevano nel secolo scorso, perché oggi tutti quei prodotti che la Russia non prende direttamente dall'Unione Europea, e parlo soprattutto dei prodotti che servono per far funzionare l'upstream petrolifero, lo va a prendere in Canada, in Australia, ma gli arrivano anche dall'Unione Europea perché transitano per esempio dal Kazakistan. E allora a che serve sanzionare? Sanzionare soltanto per ricevere le controsanzioni? E questo è il discorso che dovrebbe fare il governo italiano, e questo è il discorso che faremo come Movimento 5 Stelle a breve, quando saremo componenti del governo italiano. Grazie.